Ciao a tutti, io sono Sara, benvenuti o bentornati sul mio canale. Come avrete sicuramente già letto dal titolo, oggi andremo a realizzare un look con una palette che mi è stata inviata da un brand, che adesso vi farò vedere. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento e vi aspetto su Instagram. Bando alle ciance, iniziamo! Fatemi sapere come vedete queste luci perché ho abbassato la luminosità della ring light, poiché davanti a me ho lasciato la finestra aperta, quindi sta arrivando anche un po' di luce naturale. Quindi fatemi sapere se vi piace questa luce in questa maniera, eventualmente quando giro i video di mattina, tipo oggi, lascio la luce così. Comunque, la palettina in questione è questa, è ispirata ai segni zodiacali ed è veramente bellissima e me l'ha mandata il brand Queen Beauty, che vi lascio poi giù in descrizione tutti i link diretti alla loro pagina Instagram e sito ufficiale. Allora, la palettina è così, vedete? Molto bella, e all'interno ha tutti questi colori. Eccola qui, io cerco di vedere da lì. Eccola qui, potete vedere, molto bella, ha sia matte, shimmer e glitter pressati. Ho già realizzato un look con questa, anzi due look con questa palettina per Instagram, quindi bene o male mi sono fatta una mezza idea, ma adesso andremo a realizzare un altro look. Ho fatto già la base, come potete vedere. Ok, cerchietto messo e possiamo iniziare. Come sapete già, chi ha già visto i video precedenti, ancora qui c'è un pochino di herpes, quindi ho messo solamente un po' di gloss e via. Poiché questa palettina, come vi ho già detto, ispirata ai segni zodiacali. Vedete, ogni cialda è ispirata al nome di un segno zodiacale, quindi io andrò a realizzare un look utilizzando il mio disegno, vale a dire l'acquario. Quindi andremo a utilizzare tutta questa fila. Fatemi sapere giù nei commenti se volete vedere altri look ispirati ai vostri segni zodiacali. Mi dite qual è il vostro, io realizzerò un look ispirato con questi colori. Iniziamo dai colori più chiari, quindi prendiamo l'acquario numero 3, che è quest'azzurrino, e vado ad utilizzare il numero 228 di Gessap. Ok, potete vedere che è un azzurro molto chiaro. Allora vi dico nel mentre la mia prima impressione di questi prodotti. Allora, questa è una di quelle palette che non bisogna tener conto dello swatch sulla mano o sul braccio, perché dallo swatch sembra terribile. Mentre se andate a provare questi prodotti direttamente sulla palpebra, è già un'altra cosa, perché vi posso dire che io swatchando questa palette pensavo che i colori non colorassero. Invece, poi quando sono andata a realizzare il primo look direttamente sull'occhio è tutt'altra cosa. Quindi questo è per farvi capire anche di non affidarvi tantissimo agli swatches, perché sì, alle volte ci azzeccano e sono pazzeschi, altre volte invece no. I prodotti vanno sempre provati nel posto per il quale sono stati realizzati, quindi dovete provarli sull'occhio, se si tratta di ombretti, sulle labbra, se si tratta di rossetti. Lo swatch tanto e non quanto. Allora, questo colorino lo sto prelevando più volte, ma comunque si può vedere che la pigmentazione c'è, non è eccessiva, ma c'è. Adesso con lo stesso pennellino vado a prendere il numero 1, che sarebbe questo qui, e lo applico sempre nella piega dell'occhio, per andare a intensificare un po' di più il tutto. Io non avrei, cioè è proprio particolare con l'abbinamento di colori, perché non avrei mai pensato il verde con l'acquario. Vi avvicinati un po' così vedete meglio. Fatto questo, vado a prendere il numero 2, che è questo qui, e lo vado ad applicare sempre nella parte esterna dell'occhio, e utilizzo un pennellino più piccolo che è il 230, sempre di Gessap. Questo, come potete vedere, è quello più pigmentato fino ad ora. Bene, quindi questo è il risultato. Adesso direi di passare agli shimmer, che era quello che non vedevo l'ora di testare. Direi di andare nella parte centrale della palpebra con il numero 06. Questo qui è il colore. E poi nella parte invece più esterna andrò con il 07, che è quest'altro. Guardate che bello. Come potete vedere, i pezzi forti di questa palettina sono soprattutto gli shimmer. E quello che vi posso dire anche è che questi shimmer al tatto sono molto cremosi, quindi mi piacciono tantissimo. Ok, quindi questo è il risultato.
adesso prendo nuovamente il pennellino, questo piccolino di precisione, prelevo nuovamente il numero 02 e lo vado a riapplicare nella parte più esterna. Adesso prelevo il numero 04, che è questo blu elettrico, e lo vado ad applicare sempre nella parte esterna dell'occhio per andare a renderlo ancora più intenso. E utilizzo un pennello ancora più di precisione, che è questo qua, era di un set di Wycon. Ok, quindi questo è il risultato finale. Ho applicato anche lo stesso blu nella rima esterna della parte inferiore dell'occhio e anche leggermente ho contornato tutto l'occhio superiore. Il blu vi posso dire che ha fatto fallout rispetto agli altri colori. E procediamo con la parte interna dell'occhio. Volevo mettere un colore più chiaro per andare a dargli un po' più di luce, ma non c'è uno tanto chiaro. Quindi diciamo che baro. Me lo concedete? E vado ad applicare un po' del numero 7 del segno zodiacale acquario, che è questo bianchino. Ci sta. A me il look sta piacendo, a voi? Ok, fatto questo prendo i glitter primer di NYX, ne metto un po' sulla mano. Andiamo a utilizzare l'ultimo colore rimasto, il numero 8, questo verde, e lo vado ad applicare dalla parte interna verso l'esterno a mo' di onda, tra la piega dell'occhio e la palpebra fissa. Col fatto che sono glitter pressati, quindi quando li toccate poi vanno un pochino dappertutto, è un po' difficile fare una linea bella dritta. E voilà, questo è il look finale. L'ho completato con il mascara, il solito quello di Huda, la matita interna di Wycon, la numero 20. E devo dire che il look non è niente male. A me sta piacendo veramente tanto. Fatemi sapere se a voi piace. A me ricorda un pochino il mare. Mi piace come idea. Poi ho fatto anche quest'onda. Conclusioni finali per quanto riguarda questa palettina. I colori che ho utilizzato oggi devo dire che sono andati su tranquillamente. Allora, gli shimmer sono, come vi ho già detto, il pezzo forte di questa palette, sia gli shimmer che i glitter. Tutta questa fila qua finale e quella di glitter sono colori anche molto molto interessanti, anche se i glitter appunto si devono applicare con una colla e si deve stare molto molto attenti perché vanno un po' dappertutto, quindi devono per forza essere fissati con una colla. Gli shimmer sono molto belli, sono luminosi, ma se andate a sfumarli un po' la loro luminosità la perdono. Gli opachi devo dire che non l'ho provata ancora tutta perché appunto, come vi ho già detto, abbiamo provato oggi insieme tutti i colori che riguardano l'acquario e poi ho utilizzato un po' di colori del leone, che sono questi qua, questa fila qua. Per un altro look ho utilizzato anche quelli dei gemelli, questa fila qua che vi sto segnando, e ho usato anche qualche colore del sagittario. Vi posso dire che non sono niente male, ancora non li ho provati tutti appunto, però i glitter mi stanno piacendo perché sono colori molto belli, mi ispirano a realizzare molti look glitterati come sempre e colorati. Gli shimmer sono pure belli e gli opachi, alcuni che ho provato sono buoni, altri ni, alcuni non sono super pigmentati, bisogna fare più passate, ma si sfumano tranquillamente tra di loro, non danno nessun problema, non creano macchia. Però comunque devo dire che il risultato finale non è niente male. Ve la consiglierei? Sì, a me sta piacendo, non è niente male. Sinceramente non so il prezzo, non me lo ricordo, forse un pochino altino. Andiamo a vederlo subito insieme. Ma secondo me vengono anche un pochino di più, soprattutto per il pack, perché sto notando che la maggior parte di queste loro palette puntano molto per il pack. A me hanno inviato questa qui appunto ispirata ai segni zodiacali, ma ce ne sono veramente altre. E seguendo la loro pagina Instagram ho visto che hanno fatto uscire anche la collezione dedicata alle sirenette. Eccola qui infatti. Vi dico quanto costa questa. Sono sul sito e sto vedendo per esempio che ci sono anche le box dove non c'è solo la palette ma ci sono anche altri prodotti. Li spediscono dalla Cina, se vi può interessare. Non penso ci sia problema di dogana, a me non me l'hanno fermata in dogana questa palette, quindi non penso proprio fino ad ora, perché a quanto ho sentito dire vogliono mettere la dogana obbligatoria su tutto da luglio in poi. Spero non sia così. Allora, eccola qui la palettina che mi hanno inviato
detto a me costa $50, che all'incirca, vediamo con il cambio della moneta, sono 42 euro. Giustamente non vi aspettate un esempio, una Be Perfect, assolutamente no. Come vi ho già detto, secondo me loro mirano molto sul pack, perché il pack è veramente bello. Questo è quanto, io spero che il video vi sia piaciuto, che questo look vi sia piaciuto. Adesso andrò a fare qualche scatto perché mi è piaciuto molto come è uscito, quindi lo vedrete anche su Instagram. Se siete arrivati fino a questa parte del video, commentate con il vostro segno zodiacale. Io, come vi ho detto, sono un acquario, quindi fatemi sapere giù qual è il vostro segno zodiacale. E ci vediamo alla settimana prossima con un nuovo contenuto. E vi ricordo, come sempre, di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, e vi aspetto su Instagram. Ciao!